Ultimo match di giornata, Punchster 3, Careca Ibiza 2, big match d'alta classifica. Siamo nel secondo tempo, ci ha regalato già parecchie emozioni questo match, tanta foga agonistica da una parte e dall'altra. Davundo cerca Livieri, Livieri dentro per Musetta, manca completamente l'aggancio col pallone. Antonio Musetta. Poi il pallone sul palo colpito da Jekereka con Livieri, si riparte con Sacco verso Barbato, scambia di nuovo con Sacco. Stiamo aggiustando qui in regia per offrirvi una buona visione. Pallone dentro di Pica a cercare Tadiu Musella. Dabbundo fermato da Sacco. Punizione a favore. Batte a giro. Dabbundo prova a ripartire, cerca Meola, tiene in campo poi col tacco napoletano. Prova a spazzare Pica, favorisce Musella, cerca Canzanello, interviene Ala, alza il pallone, Livieri non la tiene in campo. Rischia un po' la difesa a Punchester, si ripartirà tuttavia da Raimo. Altra rimessa dal fondo battuta male dai Punchester, sarà adesso dall'altra parte Scales a ribattere in gioco. Gaiotti lunga, 7, com'è il cognome? 7? Com'è il cognome? De Caprio. Canzanello verso Musella a cercare. Di nuovo Canzanello, arriva Napolitano al volo. Parte da Raimo, 3-2, ricordiamo il risultato, ancora Raimo, lunga a cercare Barbato, Barbato! Pallone fuori, chiudiamo qui il nostro primo collegamento. Secondo collegamento, 3-3, abbiamo visto poco fa il pareggio, Ekereka con
solito Fabio Olivieri. Si parte dalla rimessa di Gagliotti, che viene Musella, alza il pallone a cercare Canzanella. Pallone dentro a cercare Livieri, uscita di Raimo con i pugni, prova ad intervenire Sardella, anticipato la Musella, fa ripartire Sacco, Sacco palla al piede, ancora Sacco, insiste, destro di Sacco, vediamo se guadagna la rimessa, è così. Poi la conclusione di Sardella, il 4-3, vantaggio Ekereka, arriva finalmente dopo il 3-2, il 4-3. Vediamo particolarmente in forma Dario Sardella, che fisicamente ritrova la rete dopo tantissimo tempo, potrebbe essere quella decisiva. Poi Barbato se ne va, Barbato, il palo di Barbato, mamma mia, che conclusione la sua. Pallone dentro, Gagliotti via, Manchester cercheranno l'assalto verso il pareggio. Dica, buono il suo numero, riapre San Napolitano. Poi Sacco dentro per Barbato, il colpo di testa, palla fuori. Io lungo a favore di Sardella, Sardella, il cucchiaio fuori di un soffio, si riparte da Sacco, pallone dentro, il colpo di testa di Musetta, fuori. Sardella verso Olivieri, autore della doppietta e Ekereka, Olivieri prova ad andarsene, cerca Sardella. La Sardella prova ad andarsene. Dabbundo cerca Livieri, la botta! C'è il giallo per Antonio Musetta. Due. Ah, non ci faccio la casa mia.
conclusione di Sacco respinta da Musetta. Poi il pallone a cercare proprio Musetta, interviene Pica, si rifugia in fallo laterale. Vediamo se ribattono subito Iacrecca e Bizza. Aspetta adesso Musetta la finta di rimessa per cercare Livieri, Livieri! Raimo esce e salva tutto. Scalesse chiama il pallone. La conclusione poi di Meo, la palla fuori. Gagliotti, palla al piede, sale Gagliotti, insiste, cerca Musetta, Musetta, la bomba, fuori di un soffio. Gagliotti, palla sul destro, riallarga per Musetta, Musetta per Gagliotti, spazza Pica. Poi Barbato Scalesse in qualche modo, in angolo, mamma mia che rischio. Pallone di Grassi per Barbato, subisce fallo. Gamba tesa di Musetta, punizione. Ma non essere corretto, che sia ammonizione. Ma che sia ammonizione, da dietro, in gamba tesa, che sia ammonizione che è. Stavo laterale. Sì, sì, ma che sia ammonizione che sia, ma quale ammonizione? Quale? Ma dai, ma dai. Ma dai, punizione battuta da Canzanello. Poi ci prova Pica, palla fuori. Chiudiamo qui il nostro collegamento con i Sardelli, meglio noto come Iacrecca e Bizza, in vantaggio per 4-3 sui Manchester United di Salvatore Canzanello. Siamo con Dario Sardella, il migliore in campo, il match vinto dai suoi Iacrecca e Bizza per 4-3. Dario, non ti vedevamo da parecchio tempo, sei tornato con il gol decisivo contro la capolista. Finalmente, dopo tanto tempo, un po' di stagione fiacca, abbiamo ripreso un po' la forma. Dedico questa vittoria alla mia famiglia e allo studio dove mi ha accolto come un'intera famiglia e all'intero Iacrecca che sono la mia terza famiglia e quindi dedico la famiglia. Dario, al di là della grande prestazione, notavo anche sei tornato in forma fisicamente, forse ti ha aiutato. Lo speriamo, abbiamo fatto un po' di dieta, quindi speriamo di ritornare più in forma che mai. Va bene, questi Iacrecca battono la capolista e quindi si confermano la squadra da battere. Non siamo la squadra della volta scorsa, da dire. Poche parole, facciamo solo fatti. Aia. Ciao ragazzi. Ciao.